Sono un 19enne e un 20enne, due pusher arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai carabinieri del nucleo e operativo della compagnia di Catania, Piazza Dante, che per la terza volta sono intervenuti nello stesso appartamento. L'abitazione in questione di Via di Giacomo, infatti, è già stata teatro di precedenti interventi dei militari dell'arma, nel corso dei quali sono stati arrestati complessivamente 9 spacciatori. L'attività informativa e la capillare conoscenza del territorio costantemente rivolta in quella zona da parte dei carabinieri ha permesso loro di captare delle voci di strada sull'ennesima ripresa dell'attività di spaccio all'interno di quell'immobile dal quale era ricominciato il via vai di persone, confermato subito dopo pochi servizi di osservazione condotti in modalità discreta. La casa, come nelle precedenti incursioni da parte degli investigatori dell'arma, è risultata munita di un sistema di videosorveglianza attraverso il quale uno spacciatore, che aveva anche il compito di vedetta, ha visto i militari che ormai erano praticamente all'interno prima di fuggire insieme a complice. I due giovani pusher hanno tentato di scappare dal terrazzino dell'appartamento, dove però si sono trovati di fronte altri carabinieri che, prevedendo le loro mosse, dal tetto si erano già calati su quel balcone e quindi li hanno attesi e bloccati. Le squadre del nucleo operativo, dopo aver messo in sicurezza il 19enne e il 20enne, hanno iniziato la perquisizione all'interno dell'abitazione, trovando sul tavolo della cucina una dose di marijuana pronta per la vendita, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento della droga e un televisore adoperato per visionare le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza. I carabinieri, inoltre, hanno trovato nascosta dietro un comodino della stanza da letto una busta con ulteriori 150 grammi di marijuana. Nelle tasche del ventenne incaricato della vendita la somma di 436 euro. I due giovani sono stati arrestati e messi entrambi agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Vizzini, Catania, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 18enne dal luogo indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione commessi in danno dei propri familiari conviventi. Il provvedimento scaturisce all'indomani della denuncia sporta dalla madre del giovane che, presentatasi ai carabinieri, ha denunciato i quotidiani maltrattamenti subiti dal figlio finalizzato a ottenere somme di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Le indagini avrebbero fatto luce sulle condotte abituali reiterate che sarebbero state poste in essere dal giovane ai danni della madre e dei due fratelli, quest'ultimi rispettivamente di 16 e 5 anni. In particolare veniva appurato che l'indagato, in maniera perdurante da almeno 2 anni, mediante minacce di morte attuate anche attraverso l'uso di coltello e tramite violenza fisica e verbale, nonché plurimi danneggiamenti all'interno dell'abitazione, costringeva la madre a corrispondere le somme di denaro per l'acquisto di sostanza stupefacente, ponendo quest'ultimo, oltre che per i propri fratelli, in uno stato di completo assoggettamento. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire a carico dell'indagato un grave quadro indiziario dei fatti emersi in denuncia nelle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti vicino al nucleo familiare delle vittime, elementi che, associati alla pericolosità del soggetto, giustificano l'emissione della misura. La Regione ha aggiudicato i lavori di riqualificazione della masseria Verbo Mucaudo, bene confiscato alla mafia a Polizzi Generosa nel Palermitano. L'opera, dal valore di 5,3 milioni di euro, rientra tra gli interventi regionali finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l'obiettivo di un riutilizzo virtuoso del patrimonio sottratto alla criminalità organizzata in Sicilia. L'appalto in via provvisoria è stato assegnato all'ATI Cored Scancarello di Bagheria, Palermo, grazie a un ribasso del 30,75%. L'avvio dei lavori è previsto per l'inizio di aprile 2024. Sottrarre i beni acquisiti illecitamente dalle mafie e restituirli alla collettività per fini sociali, sottolinea il presidente della regione Renato Schifani, rappresenta un grande esempio di civiltà. E ha un duplice scopo: da un lato colpire la mafia al cuore con il sequestro e la confisca dei patrimoni e dall'altro riconsegnare gli stessi alla comunità affinché i cittadini trovino un ristoro ai danni subiti dalla criminalità organizzata. L'aggiudicazione della gara per la riqualificazione della masseria di Verbo Mucaudo è un traguardo importante nella valorizzazione dei beni confiscati ed è stato possibile grazie a un'estesa rete di collaborazione istituzionale tra soggetti pubblici e privati. Questo dà il senso della forza dello Stato contro la mafia. Proprio qualche mese fa abbiamo firmato in prefettura a Palermo un accordo con l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, rappresentata dal prefetto Bruno Corda, che va proprio in questa direzione.
I siciliani devono sapere che le istituzioni ci sono e si impegnano al loro fianco. La criminalità va combattuta senza se e senza ma. Prosegue spedito l'iter di un'opera che darà nuovo slancio alla rigenerazione di Verbo Mucaudo, afferma l'assessore all'economia Marco Falcone, attraverso il miglioramento infrastrutturale della masseria e della viabilità di accesso. La regione è attore protagonista della gestione efficace e trasparente dei beni sottratti alla mafia e diventati patrimonio di tutti, oggi utile veicolo del principio di legalità del nostro tessuto sociale. Merito al Dipartimento Finanze e Tecnici del DRT per l'impegno finora profuso e che proseguirà anche nei prossimi mesi. Catania senza vittorie da 4 partite fra campionato e Coppa Italia di Serie C. Casertana che invece, come gli Etnei, non vince da 4 giornate con 2 punti in questa fase. Ci sono tutti gli ingredienti al massimino per assistere a una partita che ha il sapore di occasione di riscatto per entrambe. Nel Catania c'è la prima, il debutto da titolare per Stefano Sturaro, che indossa anche la fascia da capitano. Nella Casertana invece il duo offensivo è composto da Carretta e Curcio. Prima chance è per la testa di Bua, che colpisce senza però inquadrare lo specchio della porta dopo 14 minuti. Poi ci prova anche Chiricò, su calcio di punizione alza in calcio d'angolo Venturi con i pugni. Dalla bandierina altra chance con Curado che decolla, ma stavolta non riesce a monetizzare il cross di Cosimo Chiricò. Sul finale di primo tempo altra chance per la squadra di casa con Chiricò che serve, accomoda il tiro a Cicerelli che però alza troppo la mira. Secondo tempo, colpo di tacco di Di Carmine, Chiricò si gira e fa illudere il massimino andando vicinissimo al gol del vantaggio, però senza riuscire a bucare Venturi. Sarà un Catania che però di lì a poco perderà Stefano Sturaro, che ammonito entra così su Curcio. Proteste del Catania, doppio giallo per l'ex calciatore di Juventus e Genoa. Le immagini, qualche dubbio in effetti lo lasciano, con Sturaro che dice di aver preso il pallone e la doppia ammonizione che viene invece decisa da Scatena. Con la superiorità numerica prende coraggio la Casertana. Toscano prova a calciare da fuori, si distende e mette in calcio d'angolo Albertoni. Sarà una partita che di lì a poco esploderà dal punto di vista dell'intensità, con la Casertana che prenderà, come detto, coraggio e andrà vicina anche con questo colpo di testa di Deli all'1-0, che sarebbe chiaramente un gol molto importante per la squadra ospite. Continua a insistere la squadra di Cangelosi con questo 1-2, con Toscana ancora in porta, ancora una volta però la risposta di Albertoni che blocca senza particolari problemi. Poi doppia, grande chance per il Catania. Cicerelli mandato in porta a tu per tu con Venturi. La deviazione del portiere determinante e poi Bacchetti mette in calcio d'angolo. 2 minuti dopo entra anche Rocco Costantino che manda così in porta Di Carmine. A tu per tu Venturi cala una parata clamorosa che dice di no all'ex giocatore di Verona e Cremonese. E allora si riaffaccia in avanti la Casertana con Anastasio. Conclusione forte deviata messa in calcio d'angolo. Ancora la Casertana che spinge. Curcio gira in porta senza però inquadrare lo specchio. Chance importante anche per Alessio Curcio fra i tanti ex di questa gara. Poi svarione difensivo di Nicoletti. Costantino prova a monetizzare al massimo, ma è ancora provvidenziale. Super Giacomo Venturi che mette il mantello e devia in calcio d'angolo. Nel finale Albertoni smanaccia così. Arriva Deli, un altro ex che però non inquadra lo specchio della porta e mette alto sopra la traversa. Dopo 2 minuti di recupero, fra i fischi del massimino, Catania-Casertana finisce 0-0. È chiaro che dopo una prestazione del genere la cosa che manca è il risultato. Sì, dispiace perché anche in 10 probabilmente abbiamo avuto le occasioni più importanti, abbastanza, diciamo, solari, però non... diciamo non siamo riusciti a concretizzare, di conseguenza tutti gli sforzi che sono stati fatti purtroppo non hanno portato quello che i 3 punti che volevamo assolutamente. La storia di questa partita dice che nel primo tempo c'è stata una fase di equilibrio tra le due squadre, nel secondo tempo però avete avuto voi il pallino del gioco e anche le occasioni migliori.
forse l'unica nota stonata, ma tra virgolette adesso mi spiego, è l'espulsione di Sturaro, forse per troppa generosità Sturaro, no? Il cartellino giallo rimediato, il primo cartellino forse era esagerato. Infatti così come è successo a Foggia per Averi è successo anche oggi, cioè la prima ammonizione dopo due minuti per un contrasto dove lui prende la palla e la tira addosso all'avversario nel contrasto, quindi è lì il secondo ci poteva anche stare, ma ovviamente la prima ammonizione così come a Foggia su Averi non era da ammonizione. Poi ci sono state diverse situazioni dove l'arbitro poteva fare con alcuni giocatori della Casertana quello che hanno fatto con Sturaro, però ha usato un metro diverso e quindi abbiamo dovuto giocarci in 10 contro una squadra che tra l'altro aveva cambiato modulo, noi l'aspettavamo per tutto il campionato, hanno giocato 4-3-3, oggi per la prima volta 3-5-2, quindi all'inizio avevamo preparato un'altra partita, quindi all'inizio un pochino abbiamo dovuto prendere le misure, poi dopo una volta prese direi che la squadra meritasse assolutamente di vincere. Il Cairo minaccia di sospendere i trattati di pace con Tel Aviv nel caso in cui le truppe israeliane invadessero Rafah. Netanyahu, necessario per vincere la guerra. La Polonia sottoscrive lo Schengen militare insieme a Germania e Paesi Bassi, l'iniziativa per facilitare la mobilità delle truppe alleate. Il Cairo minaccia di sospendere il suo trattato di pace con Tel Aviv nel caso in cui le truppe israeliane invadessero Rafah, la città più a sud della striscia di Gaza, a due passi dal confine con l'Egitto. È la risposta egiziana alle parole del presidente israeliano Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato che entrare a Rafah è necessario per vincere la guerra. Nella città palestinese, dichiarata finora zona sicura da Tel Aviv, è rifugiata almeno la metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza. L'Egitto teme un afflusso massiccio di centinaia di migliaia di questi sfollati che potrebbero non poter più tornare a casa. Il commissario generale dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Filippo Lazzarini, ha scritto su X di essere stato messo al corrente delle notizie diffuse dai media riguardo a un tunnel sotto la sede dell'agenzia a Gaza, ma di non saperne ovviamente nulla. L'OMS ha ricevuto invece accesso all'ospedale Al-Aqsa di Deir al-Bala, nella zona centrale di Gaza, per la prima volta dal 13 gennaio e ha fornito materiale medico per rispondere alle esigenze sanitarie di 3.700 pazienti. Gli ucraini tirano le somme mentre si avvicina il secondo anniversario dell'invasione su larga scala del loro paese da parte della Russia. Secondo l'ONU le vittime civili sono almeno 30.000, mentre l'entità dei decessi nell'esercito rimane un segreto strettamente custodito. Le stime si aggirano tra i 25 e i 70.000. Dietro ogni morte c'è una storia umana. Died in war. And I come here to buy some flag and stay here. We want to stop this war. We want freedom. How old was your friend who died yesterday? What happened to him? Sniper. Dopo il fallimento della tanto attesa controffensiva ucraina, la guerra è in una situazione di stallo. In un momento cruciale, con il sostegno finanziario e militare degli Stati Uniti in discussione e le gravi carenze di munizioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il capo delle forze armate Valery Zaluzny. It's very difficult, still difficult situation in Avdiivka, in Zaporizhzhia regions, many of practically in all front line. Sometimes it's necessary to look exactly to the fact and believe we will be just strengthening our positions and once again be sure and believe to the victory of Ukraine. Mentre il leader di Kiev continua a spronare gli alleati occidentali a tenere alto il sostegno economico e politico, esortando a non perdere la fiducia in una vittoria ucraina, nel paese già si parla di ricostruzione, sostenuta dall'Unione Europea. The worst that as you have heard that they still have constant drone attacks. They are constantly under pressure, especially their heating systems, water treatment facilities, this critical infrastructure which Russians deliberately targeting.
Although the Ukrainians were able to repel the Russian army within 1 month of its brutal takeover of Borodyansk, it left destruction and trauma in its wake. However, Ukraine says its priority is to get people living here again, to reconstruct these apartment buildings and to having life as it once was eventually. Shona Murray, Euronews, Borodyansk, Ukraine.